Gli ingredienti per preparare la nostra torta di albume e limone sono 120 g di albume, quindi circa 4 uova montate a neve, 150 g di zucchero, 200 g di farina 00, il succo di un limone, 100 ml di olio di semi, 150 ml di acqua, una bustina di lievito. La prima cosa che andiamo a fare è montare gli albumi a neve. Io l'ho già fatto, preferisco farlo con le fruste per non dover poi lavare di nuovo il boccale del cornetto. Andiamo a mettere nel boccale le polveri, quindi farina, zucchero e il lievito. E andiamo ad impostare 20 secondi a velocità 3. 20, velocità 3. Nel frattempo, in una ciotola, mescoliamo l'acqua con l'olio ed il succo di limone. Diamo una mescolata e andiamo ad aggiungere questo composto al boccale, nel boccale. Impostando poi 20 secondi sempre a velocità 3. Adesso mettiamo il composto che abbiamo ottenuto in una ciotola più grande e lo andiamo ad unire piano piano agli albumi. Prendiamo una ciotola grande, mettiamo il nostro composto. Quindi abbiamo qui il nostro composto, uniamo piano piano l'albume montando dal basso verso l'alto per non smontarlo. I nostri albumi sono quasi inglobati. Andiamo intanto ad imburrare una teglia e a preriscaldare il forno a 180 gradi. Abbiamo preso la nostra teglia imburrata, andiamo a versare il composto. E facciamo cuocere a forno posto a 180 gradi per circa 30-40 minuti a seconda del vostro tipo di forno. Ecco pronta la nostra torta di albumi e limone. Adesso vado a tagliare una fetta e vi faccio vedere l'interno. Vedete, l'interno è morbidissimo, molto molto spugnoso. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi invito a seguirmi sul mio sito www.messiericette.it dove trovate queste ed altre ricette. Vi invito a iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, in modo da scambiarvi ricette, idee e opinioni sui nostri robot da cucina. E in più vi invito, se vi è piaciuta la ricetta e questo video, di iscrivervi al mio canale In Cucina con Messier. E buona cucina a tutti!